Quello delle elezioni provinciali a Teramo, dove non è stata eletta all'interno del Consiglio neanche una donna, è un risultato che va contro la storia e che sembra farsi beffe di tutti gli sforzi che anche l'Europa, proprio in questo momento, sta compiendo in favore delle politiche di pari opportunità. Di questo avviso è Tania Castelli, la presidente della Commissione Pari Opportunità della provincia di Teramo, e di rammarico parla anche la consigliera di parità della provincia di Teramo, Monica Brandiferri. È un risultato che sicuramente provoca dispiacere, perché è un risultato che va contro la modernità, contro il futuro, proprio in questo momento in cui l'Europa ha stanziato col PNRR dei fondi incredibili a favore delle politiche di pari opportunità. È un dispiacere perché è un risultato che va contro la storia. La provincia di Teramo è stata tra le prime province in Italia ad istituire una commissione per le pari opportunità, quindi può vantare una cultura di pari opportunità più che trentennale. Un dispiacere perché le donne che sono state messe in lista hanno ottenuto zero preferenze, cioè non sono state votate e non si sono votate nemmeno da sole, quindi una politica tutta al maschile. In queste elezioni di secondo livello bisogna sottolineare che non esiste l'obbligo delle quote rosa e dunque, quando non c'è l'obbligo, le donne spariscono. E il mio augurio che si possa aprire una riflessione all'interno dei gruppi consigliari della provincia di Teramo, neoeletti, e magari qualcuno possa dimettersi per favorire l'ingresso di una donna. Perché no? Sarebbe un ottimo segnale.